ufficialmente benvenuti a quella che è la seconda edizione del Compasso d'Oro, l'avete capito, internazionale. Adesso è giunto il momento di conoscere i 10 vincitori che si aggiudicano il prestigiosissimo Compasso d'Oro, in questo caso International Edition. Ringrazio Roberto Rasia per la presentazione, ringrazio Luciano Galimberti che ha scelto quest'anno il nostro museo. Qui ci troviamo in un luogo che ricorda come questo paese venga da una tradizione straordinaria dal punto di vista dell'insieme culturale che ha provenienze diversificate nell'ingegno, nella creatività. Negli ultimi due anni, dal 2016 soprattutto, abbiamo messo il design al centro, ecco, della nostra azione promozionale sì, dell'Italia e del marchio Italia, chiaramente all'estero, negli altri paesi. Prima si percepiva il design come, esattamente come la moda, come delle situazioni legate a pochi eletti. Il design finalmente si sta intendendo come sia diffuso in ogni aspetto del nostro quotidiano e della nostra professione. E devo dire, siamo estremamente orgogliosi che l'ADI abbia creato e dato il Compasso d'Oro a un settore così importante per la nostra nazione, per tutto il nostro movimento, allo sport. Abbiamo trovato tanti progetti molto, molto vivaci, molto interessanti, che in qualche modo portano quello che è da sempre un po' il mondo dello sport, che è un mondo di sperimentazione abbastanza spinta, sia di materiali, di soluzioni, di tecnologie. Siamo arrivati allo sport in concomitanza delle Olimpiadi. Questo non è un escamotage di carattere di comunicazione, ma la dimostrazione che il design è parte integrante della nostra vita, dei grandi eventi che rappresentano il meglio della nostra vita.